un'isola all'estremo nord-ovest del continente europeo, ricca di storia, tradizioni e natura. L'Irlanda è terra di Celti, monaci e vichinghi che hanno dato vita alla storia più affascinante e complessa dell'isola, fra leggende e grandi battaglie, testimoniate oggi da resti preistorici, tombe megalitiche e castelli. L'Irlanda è chiamata l'isola di Smeraldo per il verde brillante di prati e pascoli che occupano più di 2/3 del territorio e si estendono fino al mare, dove spiagge, baie e scogliere altissime si affacciano sull'Oceano Atlantico. L'isola è divisa in due. L'Irlanda del Nord, con capitale Belfast, appartiene al Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda, Stato membro dell'Unione Europea. Dublino è la capitale, una delle più vivaci città europee, cosmopolita e multietnica. È qui che si concentra la maggior parte della popolazione, grazie a opportunità di lavoro in continua evoluzione. Negli ultimi decenni l'Irlanda si è trasformata profondamente, passando da uno degli stati più poveri della comunità europea a una delle economie più fiorenti, tanto da guadagnarsi il nome di tigre celtica grazie a una politica di investimenti e regimi fiscali vantaggiosi che hanno saputo attrarre grandi multinazionali e le high-tech del digitale. Un benessere che ha avuto tra gli effetti positivi quello di un'importante crescita demografica. La popolazione è passata dai 3,5 milioni di abitanti del 1990 a più di 5 milioni nel 2021. Negli ultimi 10 anni, il numero degli italiani che vivono in Irlanda è aumentato del 240%. A inizio febbraio i connazionali residenti iscritti all'AIRE sono stati oltre 32.000. Molti degli expat si trasferiscono sull'isola dopo un breve periodo trascorso nel paese per motivi di studio o lavoro, specie dopo la Brexit, che ha fatto confluire in Irlanda un numero rilevante di imprese finanziarie e di giovani in fuga da Londra. Tra Italia e Irlanda esistono buoni rapporti bilaterali. A ottobre 2023 l'interscambio commerciale con il bel paese ha sfiorato i 9 miliardi di euro. Da Dublino Ruggero Corrias, ambasciatore d'Italia in Irlanda, ben trovato, benvenuto a Casa Italia. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Irlanda, uno degli stati che più profondamente si è trasformato dopo l'adesione, lo abbiamo anche raccontato un pochino nella nostra scheda 50 anni fa alla Comunità Europea. Abbiamo visto un paese meraviglioso e che proveremo a conoscere anche un pochino di più insieme, ma che paese è oggi? Il paese è un paese meraviglioso, ma è un paese che è cambiato negli ultimi 50 anni. Quando entrò in Europa nel 1973, il reddito pro capite era la metà di quello medio europeo. Oggi il reddito pro capite di un cittadino irlandese è 2,5 volte quello di un cittadino europeo. È un paese che ospita la maggior parte degli investimenti pro capite al mondo dopo Singapore. È un paese che l'Economist ha stimato come la capitale più, in particolare Dublino, la capitale più dispendiosa, diciamo, europea insieme a Londra. Eurostat nell'estate dell'anno scorso, a giugno, l'ha definito l'Irlanda il paese più con inflazione più alta, quindi più caro d'Europa. È un paese che ospita le multinazionali americane del Big Tech, del Pharma, che da qui controllano tutta la regione europea del Nord Africa e del Medio Oriente. Mi riferisco a Google, Amazon, Meta, Facebook, Pfizer e così via. Quindi è un paese che è cambiato. Il paese agricolo che tutti ricordiamo con le bellezze che avete appena mostrato è diventato un hub di investimenti e sicuramente un faro di tecnologia per l'Europa. E questo ha attratto ancora di più anche gli italiani, perché nell'ultimo decennio gli italiani residenti in Irlanda sono cresciuti davvero in modo esponenziale. E che cosa li attira? Forse anche questo. Un tipo di prospettiva lavorativa su cui investire, sinergie su cui puntare? Sicuramente li attira questo, le do due cifre. Io sono qua da 2 anni, l'equivalente dell'azienda municipalizzata dei trasporti irlandese sta cercando degli autisti per autobus. Lo stipendio di entrata per un autista di autobus a Dublino è di 3.300 euro al mese, non riescono a trovarlo. Puoi immaginare qual è lo stipendio di entrata per un giovane laureato italiano nel settore delle grandi tecnologie, delle big tech, delle farmaceutiche e così via. Sono sicuramente quindi attratti da un lavoro,
un posto di lavoro che viene offerto regolarmente, una grande mobilità, alti stipendi, sicuramente un alto costo della vita, in particolare per quanto riguarda le abitazioni. Sebbene un giovane che arriva dall'Italia è disposto a condividere una casa e un'abitazione insieme ad altri colleghi, quindi riesce a sopperire, si forma molto rapidamente in un ambiente anglosassone di matrice europea dentro il mercato unico, ma con un occhio molto attento agli Stati Uniti, e in questo senso è particolarmente attrattivo per un giovane italiano laureato. Gli italiani, come lei ha detto e come avete giustamente mostrato nei dati precedenti, sono aumentati in proporzione tantissimo, siamo a oltre 32.000 italiani registrati al consolato e questo va di pari passo con l'aumento della popolazione del paese. Avete citato che nel 90 erano 3 milioni e mezzo gli abitanti irlandesi, adesso sono 5 milioni. E in questo senso le istituzioni, il governo e l'ambasciata stanno rispondendo. Abbiamo appena avuto un'autorizzazione da parte del governo italiano a ristrutturare un consolato finalmente per ospitare degnamente l'utenza che è rappresentata da questo numero così cospicuo di italiani. Quindi un paese che sta investendo sempre di più in innovazione tecnologica, diciamo che l'Irlanda ha anche registrato l'arrivo di molte aziende in fuga da Londra dopo la Brexit, settori importanti anche per le nostre aziende, per il nostro sistema Italia. Ma in Irlanda del Nord, ad esempio, la neo premier, leader degli indipendentisti, il giorno dopo il giuramento davanti al governo ha rilanciato anche l'ipotesi di un referendum per la riunificazione dell'Irlanda entro 10 anni. È uno scenario realistico che come viene vissuto anche lì? Sì, è un tema significativo, un tema delicato, un tema importante. Ci sono degli elementi che inducono a pensare che nel futuro, non so se è possibile, non so se è probabile, non so se è immediato, ma che nel futuro la riunificazione dell'isola sia una possibilità. Gli elementi che mi vengono in mente, i principali, sono tre: la Brexit, che ha lasciato di fatto l'Irlanda intera dentro il mercato unico, proprio per evitare di ripristinare un confine duro tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud. Quindi il paese, nonostante l'Inghilterra sia uscita dall'Unione Europea, il paese Irlanda è rimasto tutto intero dentro l'Unione Europea. Il secondo elemento è demografico: per la prima volta i cattolici nel nord hanno superato demograficamente i protestanti. E il terzo fattore è questa ascesa del Sinn Féin, il partito politico che un tempo era il braccio politico dell'IRA, dell'esercito rivoluzionario, che oggi è un partito assolutamente democratico inserito nel contesto costituzionale del paese, che è il primo partito non solo in Irlanda del Nord, dove da poche settimane governa, ma nei sondaggi è il primo partito anche nell'Irlanda del Sud, il cui diciamo, obiettivo, il cui manifesto principale da sempre è stato quello della riunificazione dell'isola. Quindi sicuramente c'è una pressione politica che porta verso quella direzione. Made in Italy, cultura italiana apprezzatissima anche dagli irlandesi, arte, sport, cucina, e sono stati anche lo spunto per far incontrare personaggi dell'eccellenza italiana nelle iniziative promosse proprio dall'ambasciata. Voi chi avete coinvolto, su cosa avete puntato? E immagino che tanti siano anche i progetti in cantiere. Assolutamente sì, abbiamo prima di tutto puntato a pochi eventi ma eccezionali come qualità e come partecipazione di pubblico. Il primo è collegato a quello che lei richiamava, cioè lo sport. Abbiamo fatto una partnership col Giro d'Italia e con RCS in Italia e siamo riusciti a costruire una ciclopedalata per l'ambiente dal cuore di Dublino, dal parco di Dublino, Phoenix Park, al parco di Lucanaus, la residenza dell'ambasciata d'Italia, al quale si sono iscritti 1.200 persone. Quindi un'iniziativa di grandissimo successo, Dei grandi numeri, con i direi. testimonial che sono arrivati dall'Italia, campioni ciclisti, la stessa coppa che poi è stata consegnata qualche giorno dopo al vincitore del Giro d'Italia. La seconda iniziativa è stata sul settore culturale, più propriamente culturale, approfittando della bellezza della residenza dell'ambasciata, che c'è un parco di 12 ettari, insieme alla Galleria di Arte Contemporanea e Moderna di Roma, abbiamo portato un parco delle sculture vere e proprie. 10 bufale, un cavallo e una leonessa nel cuore di Dublino, che hanno rappresentato un po' quest'unione, diciamo, di vicinanza culturale tra Italia e Irlanda. E il terzo elemento è collegato alla cucina, che lei richiamava. Abbiamo deciso di festeggiare la settimana della cucina italiana nel mondo portando un'eccellenza. È venuto a trovarci Carlo Cracco, col quale abbiamo avuto due momenti, uno un po' più social e un altro un po' più business, e ha accompagnato sicuramente quell'aumento di interscambio che anche nel settore agro-business, diciamo, ha registrato quasi mezzo miliardo di esportazioni dall'Italia verso l'Irlanda.
Giusto per rimanere in tema di grandi numeri, abbiamo fatto davvero una carrellata di numeri di eccellenze. Io intanto la ringrazio, ambasciatore, per essere stato con noi. In bocca al lupo e ad Malora per tutti gli eventi e i progetti che creeranno ancora più sinergia tra l'Italia e l'Irlanda. Grazie davvero per essere stato con noi. Ma noi prima di collegarci di nuovo... Prima di collegarci di nuovo con Dublino, scopriamo una delle zone più panoramiche e selvagge però dell'Irlanda, o cuore della cultura gaelica. Guardate con noi e poi ne parliamo ancora con degli ospiti. La contea di Donegal è la figlia indomabile d'Irlanda. Lungo la Wild Atlantic Way, la strada che percorre tutta la regione, scorrono 9.000 anni di storia, fatti di resti vichinghi, castelli e monasteri medievali e fortezze celtiche. Dai siti preistorici alle location di Star Wars. Is it getting better? Or do you feel the same? Le scogliere di Slieve League sono tra le più alte d'Europa, 600 metri a strapiombo nell'Atlantico. Ecco, dopo aver sognato, andiamo subito da Luca Longa, professore alla Technological University di Dublino, per la sua ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Ha appena ricevuto anche un premio, il premio irlandese Persona dell'Anno, e di questo ne parliamo tra pochissimo. Ben trovato, benvenuto a Casa Italia. Buon pomeriggio. Saluto anche Maurizio Pittau, direttore di Radio Dublino, un programma radiofonico in lingua italiana trasmesso ogni mercoledì dalla capitale irlandese. Ben trovato. Buonasera e grazie a voi. Arrivo subito, volevo ritornare da Luca Longo perché dopo gli studi universitari in Italia, 15 anni fa è partito per l'Irlanda e non è più tornato, però ha fondato un laboratorio sull'intelligenza artificiale, tema ma quanto mai attuale. E che cosa si occupa? Di che cosa si occupa nella sua ricerca? Cosa le è valso un premio così importante? Siamo curiosi, orgogliosi e curiosi. Innanzitutto grazie per l'invito. Io mi occupo di interfacce cervello-macchina, le classiche brain-computer interfaces, e mi occupo di modellare un costrutto psicologico che si chiama carico di lavoro cognitivo e uso l'elettroencefalografia, quindi una mole di dati molto ampia, e uso il classico apprendimento automatico, quello che tutti conoscono come deep learning, per appunto modellare questo costrutto psicologico. Il problema è che un lato, tra virgolette, scuro dell'intelligenza artificiale è che siamo in grado di produrre delle macchine molto performanti, ma sono considerate un po' come delle scatole nere chiuse, i classici black box. E c'è una nuova branca dell'intelligenza artificiale che si chiama Explainable Artificial Intelligence, ciò che appunto mi occupo e credo che sia il motivo del premio che ho ricevuto a novembre, e che si occupa di dare una faccia a queste scatole chiuse e cercare di aggiungere un livello di interpretazione e di spiegazione più vicino al consumatore, quindi una persona che non è, diciamo, esperta tecnicamente in intelligenza artificiale. E ho fondato una conferenza mondiale per la comunità di Explainable Artificial Intelligence che è adesso alla seconda edizione e sarà organizzata a Malta quest'estate. No, una meraviglia, speriamo di raccontarla ancora insieme. Ma c'è un altro premio che mi ha colpito e ci ha colpito particolarmente, il premio come miglior professore d'Irlanda votato dagli studenti. Io questo direi che lo valuterei come premio ancora più importante, anche perché penso che sia il più complicato da ricevere. Questo amore incondizionato per un insegnante è il segreto.
Sì, come l'ambasciatore ha detto prima, l'Italia, l'Irlanda è cambiata, il paese è cambiato, ma anche gli studenti Sono sono cambiati. cambiati, sia in Irlanda che in Italia, penso un po' in tutto il mondo. Quindi bisogna innanzitutto mettersi nei panni degli studenti e capire cosa gli studenti attuali preferiscono. Per esempio, evitare di insegnare con dei metodi di insegnamento tradizionali. Per esempio, io uso uno dei metodi didattici costruttivisti, precisamente si chiama comunità di ricerca, dove l'insegnante è una sorta di linea guida, ma è la classe che svolge la didattica in un contesto meno formale, più democratico, meno competitivo. Fantascienza? No, realtà a questo punto. Quella è realtà, però so che le è capitato anche di continuare a fare spiegazioni in un pub, in luoghi un po', diciamo, meno canonici per un docente degli alunni. Che però non Sì, so è loro vero. perché. Le lezioni durano massimo 2 ore, gli studenti diventano un po' stanchi, ma anche l'insegnante è un po' stanco. Però se la materia viene apprezzata è normale che gli studenti abbiano ulteriori domande. Quindi purtroppo l'aula la dobbiamo lasciare, alle volte capita che con le classi un po' più Si grandi va in un dove non si pub, ma riesce, mi sembra si va in un giusto. Ma mi pub. sembra una cosa, devo dire, da prendere in considerazione anche nelle scuole italiane. Come si deve preparare uno studente che aspira a diventare un ricercatore nel suo campo, tornando anche all'eccellenza scientifica e non solo all'eccellenza nella divulgazione? Beh, io penso che il suggerimento è quello di avere una forza di volontà alta e essere disciplinati, non scoraggiarsi mai. Per esempio, l'intelligenza artificiale è una disciplina in continua evoluzione ed è impossibile conoscere tutto, quindi tanta pazienza, tanta resilienza e non smettere mai di apprendere, essere sempre positivi, affrontare i problemi tecnici e non tecnici sempre con un sorriso. Anche perché immagino che l'intelligenza artificiale è uno tra i settori più promettenti e che in cui dobbiamo, destinato a creare anche nuove figure professionali, quindi dobbiamo un po' cambiare il nostro modo di vedere, anche l'approccio al mondo lavorativo deve cambiare perché sta cambiando anche il tipo di lavoro che ci apprestiamo a fare. Volevo andare un attimo da Maurizio Pettau perché sono curiosa anche di capire, conoscere un po' meglio Radio Dublino, programma radiofonico che racconta l'Irlanda dalla voce degli italiani emigrati a Dublino. Per come è nata? Di quali temi si occupa ogni settimana? Le curiosità. Sì, certo, no, siamo nati nel 2013, siamo nati per fondamentalmente dare una voce italiana all'Irlanda, non c'erano media radiofonici perlomeno italiani in Irlanda, che rispetto ad altre comunità italiane all'estero è più piccola. L'idea era quella di provare a vedere l'Italia e l'Irlanda da un occhio italiano, da un punto di vista degli italiani, quindi promuovere la creatività di chi fa la radio, il programma, creare dei ponti tra la comunità italiana e quella irlandese, quindi far conoscere meglio l'Irlanda, gli italiani che ci ascoltano, e anche cercare di produrre, promuovere l'Italia, la cultura italiana, la lingua italiana. Ci sono tantissimi irlandesi interessati all'Italia. L'Italia, considerando il marketing, è un buon brand, molti amano l'Italia, non solo il cibo, ma tutta la musica, la lingua. E quindi parte del nostro pubblico non sono solo italiani, ma anche irlandesi che sono interessati a sentire italiano, a sentire la musica italiana, a sentire qualcosa di più legato all'Italia. Immagino che cultura, musica, chiaramente tutti quelli che sono gli elementi che ci legano e che legano non solo i nostri italiani lì a Dublino, ma anche i tanti irlandesi che vogliono conoscere la nostra cultura. Però immagino che avete raccontato con la radio anche questi anni del boom irlandese, perché lei direttore è arrivato a Dublino nel 2007 e oggi Dublino l'abbiamo sentito anche dall'ambasciatore, è una Dublino cambiata, una delle smart city di riferimento per innovazione, sostenibilità. Immagino che anche il racconto conto è cambiato. Sì, assolutamente. In 11 anni da quando siamo nati, l'Italia, per l'Irlanda, ha visto un paese cambiare completamente. Io personalmente sono arrivato nel 2007, quindi un po' prima della radio, ed era il picco della tecnica celtica. Qua nel 2007 era una specie di Eldorado, si trovava lavoro in pochissime ore, ed era un posto di opportunità.
è un posto anche molto bello, l'Irlanda ha una qualità della vita meravigliosa, i irlandesi sono meravigliosi, però subito dopo, non so se è colpa mia, nel 2008 è arrivata la crisi finanziaria, che ha colpito particolarmente l'Irlanda perché è molto legata all'economia e alla finanza americana. Qui c'è stato un crollo dal punto di vista economico e finanziario, da cui però l'Irlanda, con molta resilienza, si è ripresa in pochissimi anni e quindi dal paese più colpito dalla crisi finanziaria è risultato essere poi oggi uno dei paesi più ricchi che è in più ripresa dal punto di vista economico e finanziario. E questo ha cambiato anche la modalità degli italiani che sono venuti qua. Insomma, c'è stata un'evoluzione degli italiani molto consistente da quello che ho visto negli ultimi anni. E anche una delle città più scelte dagli studenti per un'esperienza all'estero, se prima era un luogo un po' più di passaggio, oggi invece, soprattutto dopo la Brexit, lo abbiamo raccontato, sono tantissimi ragazzi giovani che scelgono l'Irlanda, e anche per restarci, per conoscere quella realtà, quel mondo e anche quelle sinergie possibili e quelle opportunità di lavoro che raccontavamo. Immagino che voi anche con la vostra comunicazione di storie e di realtà ne conoscete tante, così. No, è verissimo, i primi anni avevamo difficoltà a trovare gli ospiti italiani, perché la maggior parte degli italiani qua erano in visita temporanea, magari erano, diciamo, dei casual jobs, cioè lavori temporanei come cameriere oppure glass collector, sono i ragazzi che raccolgono i bicchieri nei pub, un lavoro molto importante, che magari dopo pochi mesi, con un inglese migliorato, tornavano in Italia. E quindi magari oltre al cameriere o all'esperto dell'IT avevo difficoltà a trovare ospiti per la radio. Negli ultimi anni invece ho visto che ci sono tantissimi italiani con tipologie di professionalità diversissime, dai musicisti, agli informatici, ai farmacisti, ai veterinari, ai letterati, ai geometri. E la comunità è diversificata e soprattutto è più stanziale, molti hanno messo su famiglia, sono sposati con italiani o italiane, molti hanno bambini, molti hanno comprato casa, sono stati prezzi abbastanza proibitivi, però molti ormai stanno qua in modo più stabile che in passato. E a tutti loro che Radio Dublino dedica ogni anno l'Italian Fusion Festival. Eh sì, no, grazie, perché questa è un'attività che tengo molto, perché a Dublino, essendo un italiano, si rivolge a un pubblico italiano, comunque di italian speakers, però visto che dobbiamo avere una presenza della comunità importante, oltre ai 400 ospiti della radio, eccetera, il festival ci permette di contattare irlandesi interessati all'Italia per un evento che nasce nel 2017, inizialmente per ospitare i musicisti che sono stati ospiti dei nostri studi radio, soprattutto band italiani e irlandesi, ma anche poi registi per una produzione di corti, oppure esibizioni di Vespa d'epoca, cibo italiano e drink ovviamente, poesia, mostre d'arte, eccetera. E questo ci permette come radio di offrire un prodotto che è di solito in inglese, un festival artistico che permette di promuovere l'Italia anche a chi non sa l'italiano. E come dicevo prima, l'Italia è un bel brand, c'è molta fame d'Italia e ci permette di creare questi ponti tra italiani e irlandesi, per cui siamo nati, il vero mission, il vero motivo di Radio Dublino. Beh, direi che c'è davvero tutto, abbiamo raccontato grandi appuntamenti che invogliano e tanto a vivere quelle realtà, con Ruggero Corrias abbiamo raccontato anche delle prospettive lavorative diverse. Se volessimo davvero in chiusura, lo chiedo a Ruggero Corrias, proprio in un tweet, ecco, parlando proprio ai giovani che lei frequenta, invitarli a vivere un'esperienza irlandese, su che cosa puntiamo? Sicuramente di venire qui con una capacità di voler apprendere, come il mio collega prima ha detto, anche i ragazzi del pub vengono qui per imparare inglese e mettersi sempre in gioco, non scoraggiarsi mai e nel frattempo divertirsi e conoscere persone da tutto il mondo. Anche come ci racconta il nostro Maurizio Pittau. Grazie davvero a voi per essere stati con noi per questa bella pagina. Io adesso devo lasciare Dublino all'Irlanda e vi ringrazio ancora.